Ogni bambino ha il diritto di essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. È quanto si legge sul sito di Nati per Leggere, un programma appunto nato nel 1999 e che ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Recenti ricerche scientifiche dimostrano infatti come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 400 progetti locali che coinvolgono 1.195 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. Il programma Nati per Leggere in Campania, presente anche in una pagina Facebook, è rappresentato da Tiziana Cristiani, che abbiamo al telefono e ci spiega di che cosa si tratta. Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura in età precoce in famiglia. È nato dall'alleanza di due figure professionali, pediatri e bibliotecari, a cui si sono aggiunte nel tempo altre figure professionali, e ha l'obiettivo di informare i genitori sui benefici della lettura condivisa in famiglia, che noi chiamiamo a bassa voce, per indicare proprio quel senso di intimità e di calore che si sviluppa all'interno di una famiglia quando quest'atto così semplice, così alla portata di tutti, può essere sviluppato in famiglia. Tutto questo ha delle basi scientifiche, perché noi sappiamo oramai da tantissimi anni che lo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale del bambino possono essere saldati in qualche modo insieme da un oggetto che è l'oggetto libro e soprattutto dalla voce dell'adulto che legge insieme, quindi con i bambini. Il motore, possiamo dire, del programma, oltre alle figure professionali che ho nominato prima, sono i lettori volontari. È grazie ai lettori volontari, che sono migliaia in tutta Italia, che è possibile sviluppare dei presidi regionali. Ogni regione ha una declinazione operativa diversa, perché diverse sono le realtà regionali, ovviamente, e territoriali. Grazie ai lettori volontari che operano all'interno delle reti Nati per Leggere, è possibile agire e informare i genitori e portare questo messaggio, che è un messaggio fondamentalmente che va nella direzione della salute, del benessere psicofisico dei bambini, ma anche degli adulti. Ci sono, ci pare, dei presidi ospedalieri presso i quali, si opera questa raccolta di testi per l'infanzia. I presidi ospedalieri possono ospitare in qualche modo il programma Nati per Leggere, e lo fanno in tante parti d'Italia, in tante regioni, in tanti territori. In particolare in Campania noi abbiamo due presidi ospedalieri coinvolti nel programma al momento, e sono il Santo Bono di Napoli, l'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, e l'ambulatorio di audiologia del secondo policlinico, sempre di Napoli. Abbiamo in entrambi questi presidi ospedalieri un punto lettura Nati per Leggere. I punti lettura sono delle esperienze nate in Campania, leggendo il fabbisogno del territorio, che era anche quello di soddisfare una mancanza di biblioteche, di biblioteche attive, e quindi sono degli spazi dove genitori e bambini, supportati sempre dai lettori volontari, possono leggere, i genitori ricevere un'informazione adeguata sui benefici della lettura condivisa, e i bambini sperimentare quel bellissimo momento che è quello della lettura fatta insieme. Ringraziamo Tiziana Cristiani, responsabile referente regionale per la campagna del programma Nati per Leggere. All'iniziativa di questa nobile iniziativa, quindi, si collega una sorta di movimento spontaneo da parte di alcune madri che, in occasione di ricoveri dei propri piccoli presso l'ospedale Santo Bono Posillipon, danno vita ad una raccolta di libri per bambini. Tutto inizia con un post su Facebook di una madre, Eliana Iuorio, un'avvocatessa napoletana, che, fotografando gli scaffali semivuoti delle librerie lungo il corridoio del reparto di pediatria diretto dal dottor Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo ucciso dalla camorra, lancia un appello che in poco tempo riceve tantissime reazioni. Ma ascoltiamo direttamente dalla sua voce al telefono brevemente i dettagli. Lei è una madre impegnata in questa raccolta di libri appunto per i bambini per l'infanzia a seguito di una sua esperienza personale? Allora, io
All'inizio di febbraio mi trovavo al Santo Bono con mia figlia che era ricoverata lì e quindi girando per i corridoi ho visto queste librerie bellissime però prive di libri, con pochi libri, tutti polverosi. A quel punto mi è venuta l'idea di fare un messaggio Facebook per chiamare tutti all'appello, insomma per chiamare tutti a raccolta e quindi diffondere un appello affinché tutti potessero portare dei libri, donare dei libri al reparto di pediatria sistematica dell'ospedale Santo Bono. Di lì è stato insomma un messaggio virale, l'immagine è stata condivisa tantissime volte, addirittura è arrivata all'ex ministro Massimo Brai, il quale ha fatto anche lui un appello, e fino ad arrivare agli articoli di Fanpage prima e di Repubblica dopo, che poi hanno contribuito ancora di più alla diffusione dell'appello. Il dottor Paolo Siani, che è il primario, il direttore del Dipartimento di Pediatria Sistematica della Padiglione Santo Bono a Santo Bono di Napoli, anche lui si è fatto promotore dell'iniziativa e da lì poi tutti quanti insieme siamo diventati dei piccoli promotori che però tutti insieme abbiamo dato vita veramente a un'iniziativa grandissima, grandiosa, che ha prodotto tanti frutti. Sono arrivati addirittura libri dal premio Strega, della sezione narrativa ragazzi, e davvero tutti dall'editore colonnese, tantissimi hanno aderito e questo ci rende davvero felici, perché donare un sorriso ai bambini, soprattutto i bambini ricoverati per tanti tanti motivi, veramente è importante. Grazie per questo straordinario impegno. Grazie a tutti voi, grazie a tutti noi. E noi dedicheremo un ampio approfondimento a questa stupenda iniziativa con uno speciale della nostra trasmissione Italiani. Nonnetta. Non è la nonnetta quella. Quello è soldatino. Un soldatino è quello. Un bacino anche a lui, non si sa mai. A tutti? Castello? Sì. Luna. Alla luna, a tutti. Ce la fai? Arrivi?